Sono passati 33 anni dall'omicidio del giudice Rosario Livatino. Il direttore di Grand'Angolo Agrigento ai tempi era un giovane giornalista. Cosa si ricorda di quel giorno? Quali sono state le emozioni e che cosa è cambiato nel tempo? In quegli anni scrivevo per il quotidiano La Sicilia e mi sono occupato in prima persona dell'omicidio del giudice Livatino. Avevo 31 anni, ero un giovane cronista alle prese con il primo caso di cronaca importante, l'assassinio di un magistrato, di un grande magistrato, di un bravo magistrato, Rosario Livatino. Io ricordo la grandissima confusione, la grandissima commozione e l'incredulità da parte di tutti. E nessuno in quei momenti, io sono arrivato immediatamente dopo l'omicidio, dopo mezz'ora, si leggeva negli occhi della gente l'incredulità e la gravità del fatto, dell'episodio. Perché Rosario Livatino, oltre ad essere un bravissimo magistrato, era un uomo mite, conosciuto come un uomo mite, di grande fede, e quindi nessuno si aspettava di vedere quelle immagini crude e brutali del magistrato in fondo ad una scarpata accrivellato di proiettili. E sul posto poi, col passare del tempo, c'era tantissima gente, non solo le autorità, ricordo il giudice Borsellino, per esempio, il giudice Falcone, e tutto lo Stato venne ad Agrigento a tributare gli onori dovuti a Rosario Livatino. L'omicidio fu un episodio clamoroso di violenza. Giorno dei funerali, l'indomani un articolo a sua firma, un titolo abbastanza forte, un interrogativo abbastanza forte. Morto per fare la guerra, le indagini su una pista agghiacciante, il giudice ucciso per mettere in difficoltà i vecchi boss dell'Agrigentino. Ecco, lì non è stata Cosa Nostra che ha operato. Sì, ma in quel momento non lo sapevamo. E devo dire che il titolo è stato, così come il pezzo, Morto per fare la guerra, sono stati profetici, perché di fatto hanno anticipato con quell'articolo e quel titolo la vera guerra di mafia che si è combattuta non solo in provincia di Agrigento, ma in mezza Sicilia. Da lì, da quell'omicidio, si cominciò a capire che c'era una formazione criminale contrapposta a Cosa Nostra, la mafia, quella tradizionale, quella conosciuta da tutti, che poi venne indicata col nome di Stidda, che in un determinato momento storico, siamo alla fine degli anni 80, agli inizi degli anni 90, decise di fare la guerra a Cosa Nostra e ai boss che la governavano in quel momento. Il primo omicidio eccellente della Stidda fu proprio quello del giudice Rosario Livatino. La Stidda si poneva con quel delitto, o perlomeno voleva porsi con quel delitto, alla pari, allo stesso livello di Cosa Nostra, perché capace di azioni eclatanti come quella di assassinare un magistrato. Tenete presente che Cosa Nostra, qualche anno prima, aveva assassinato il giudice Saetta, concittadino di Livatino, la cui matrice, poi abbiamo scoperto, era, per non pare, presiedere un processo per omicidio, perché il destino dei sicari, degli imputati, era già segnato. Quindi clamoroso il delitto Livatino per la figura del giudice Livatino, e perché poneva avanti una nuova figura criminale che è la Stidda. Si racconta che Livatino, il giorno appunto dell'assassinio, ha visto i suoi sicari in faccia. Importante anche la testimonianza di una persona che ha visto tutto, che aprì un racconto vero e proprio, tanti i processi. I processi, perché sono stati numerosi e diversi, perché in un primo momento vennero individuati i sicari, chi ha sparato materialmente, poi pian pianino
sono venuti fuori anche i nomi dei mandanti e quindi ci sono stati più processi. Tutte le sentenze sono definitive e tutte le sentenze sono di condanne. A sparare fu un comando composto da palmesi, soprattutto Paolo Amico, Domenico Pace e Gaetano Puzzangaro, e insieme a loro c'era anche il canicattinese Giovanni Avarello. Questi vennero praticamente indicati anche dal pentito Giuseppe Croce Benvenuto, che partecipò alla ideazione del delitto Livatino e venne anche condannato con i benefici di legge riservato ai pentiti anche per l'omicidio Livatino. Vi sono anche i mandanti, che sono prevalentemente canicattinesi, e cioè abitanti nati e cresciuti nello stesso comune del dottor Livatino, vale a dire Salvatore Gallea, di Canicattì appunto, poi Salvatore Parla, sempre di Canicattì, e poi abbiamo anche Salvatore Calafato, che era uno dei capi della stigia di Palma di Montechiaro, e Giuseppe Montanti di Naro. Loro si riunirono e decisero, secondo le sentenze che sono fino ad ora uscite e sono definitive, si sono riuniti per assassinare il giudice Livatino, il mandante vero e proprio, morale e materiale, comunque è stato il clan canicattinese che affidò ai killer palmesi il compito di eseguire questo delitto. I killer palmesi, così come i pentiti palmesi, hanno spiegato che non conoscevano neanche il giudice, che hanno agito perché legati da rapporti di collaborazione con il clan Stigaro di Canicattì. Quindi non sapevano chi fosse il giudice Livatino, mentre lo sapevano molto bene gli Stigari di Canicattì. Cosa resta oggi dell'insegnamento del giudice Rosario Livatino, beato? Resta tutto il suo operato, non solo professionale ma anche personale, umano. Resta la sua intransigenza rispetto ai valori di discredito, resta la sua abnegazione nel esercitare la funzione di magistrato, resta l'intelligenza e il lavoro svolto che ha portato negli anni a seguire, e grazie al suo sacrificio, a rinnovare le coscienze della comunità siciliana.